Allora, il progetto Conoscere il territorio per amarlo e tutelarlo è nato già l'anno scorso e si prefigge l'obiettivo di avvicinare ovviamente le nostre nuove generazioni, i nostri alunni, i nostri bambini e ragazzi alla conoscenza dei beni architettonici, pittorici e di altro tipo, privati e pubblici, legati all'arte sacra o anche, diciamo, al mondo civile. Di questo bellissimo centro storico. Noi come scuola riteniamo che non si possa istruire se non attraverso la conoscenza appunto di queste meraviglie, di questi scrigni che ogni nostro paese salentino ha e anche Merine ha. Quest'anno la novità è stata questo bellissimo lavoro di squadra perché la proposta della scuola è stata immediatamente accolta dal parroco. E abbiamo lavorato insieme anche in fase progettuale, quindi è nata questa sinergia tra l'Istituto Comprensivo Cosimo De Giorgi di Lizzanello e Merine con il parroco Don Luca Nestola, il parroco della parrocchia Santa Maria delle Grazie, che appunto ha collaborato attraverso l'oratorio Don Bosco e i suoi operatori ed anche attraverso l'amministrazione comunale che ha offerto la logistica e tutto ciò che serviva appunto per la realizzazione di questa meravigliosa manifestazione finale. Quello che è veramente importante è il vissuto, l'esperienza che questi ragazzi si porteranno con sé, ma anche i tanti apprendimenti che naturalmente non potranno che potenziare la loro cultura, il loro sapere, le loro abilità e competenze.